Infinite distese di olivi caratterizzano i paesaggi e colori della Sardegna, dal Sassarese fino alle piane del Campidano. Secondo antiche leggende, le olive e la produzione dell'olio sarebbero arrivate nell'isola con Aristeo, eroe greco figlio di Apollo e Cirene, che insegnò ai mortali l'olivicoltura, oltre all'apicoltura, la pastorizia e la produzione del formaggio. In realtà l'archeologia ci racconta un'altra storia. I sardi conoscevano i frutti di ulivi e olivastri fin dal Neolitico, e tracce di queste piante sono state trovate in strati del Neolitico Medio, nella grotta Rifugio a Oliena. Non sappiamo quando precisamente si iniziò a praticare la coltivazione sistematica degli ulivi. Quel che è certo è che l'olio e le olive, da secoli, accompagnano la dieta dei sardi. L'olio extravergine di oliva, ottenuto dalla spremitura dei frutti, è da sempre alimento prezioso e caratteristico della dieta mediterranea. E da tempo sono ben noti i benefici di questo ingrediente per la salute dell'uomo sin dalla primissima infanzia. L'olio extravergine di oliva, infine, è sempre consigliato da dietologi, nutrizionisti e istruttori sportivi per la sua capacità di proteggere dall'invecchiamento cellulare e migliorare le prestazioni sportive. Lo sanno bene Nicola Solinas e sua moglie Valentina Deidda, che dopo aver rilevato l'uliveto di famiglia a Villacidro nel 2006 hanno dato vita all'azienda agricola Masoni Becciu. La mia azienda è stata fondata dai miei genitori nel 91, dal 93 in biologico. Io e mio marito, che siamo due agronomi, abbiamo iniziato a seguirla dal 2007 e abbiamo proseguito appunto la scelta fatta dai miei genitori del biologico, in quanto insomma crediamo fermamente l'importanza di questo sistema per la salvaguardia dell'ambiente sicuramente, poi anche per l'alta qualità comunque del prodotto. In 13 anni, da una produzione iniziale di 500 litri, hanno raggiunto i 30.000 litri e da 5 ettari di ulivi oggi ne contano 38 e impiegano 10 persone per ogni stagione di raccolta. Hanno conquistato decine di premi nazionali e internazionali e nel 2018 il BIOL, premio internazionale dedicato alla qualità dei prodotti alimentari, ha riconosciuto il Masoni Becciu come il miglior olio biologico al mondo. Un successo strepitoso, arrivato grazie all'impegno e alla cura nella coltivazione e nella produzione delle olive. Siamo partiti con 1800 piante e 5 ettari di terreno. Adesso, insomma, col passare degli anni siamo arrivati ad avere 8000 piante e 38 ettari. Durante il corso degli anni abbiamo partecipato a varie fiere a livello internazionale, nazionale, e questo insomma ci ha fatto conoscere nel mondo, ma soprattutto la vincita di importanti premi a livello internazionale. Il nostro olio ha vinto per ben 4 volte il primo premio al mondo, la vincita anche di premi a livello nazionale sicuramente ci ha fatto conoscere a tantissime persone e quindi insomma questo è una notevole gratificazione per noi, per il lavoro che facciamo insomma. Oggi quella dell'olivicoltura è nell'isola una bella realtà di eccellenza. Dal 2007 l'olio extravergine di Sardegna è riconosciuto dall'Unione Europea come marchio DOP e sono sempre più numerose le aziende sarde che cercano qualità e caratteristiche ben precise. L'armonia in primis. Il giusto equilibrio tra profumi e sapore è uno dei parametri che ci permettono di distinguere un buon olio extravergine da un prodotto di basso profilo. La qualità si misura in sensazioni e in complessità, diciamo, di olio, perché questo come viene dato? Viene dato da due aspetti. Quando si assaggia l'olio praticamente si guarda le sue caratteristiche olfattive, quello che praticamente l'olio esprime. Più caratteristiche olfattive, più complessità all'olio, maggiore è la qualità dell'olio che viene espressa dai panel, e poi praticamente anche dal punto di vista gustativo, dove il piccante, l'amaro, le sensazioni erbacee, se sono intense come praticamente intenso anche l'olfattivo, danno soprattutto una sensazione di armonia al prodotto e all'olio in se stesso. Noi innanzitutto abbiamo la fortuna di avere delle cultivar autoctone molto importanti, la Bosana, la Nera di Villacidro e poi la Semidana. Queste sono le tre cultivar per la maggiore che esprimono una qualità di olio molto importante. Soprattutto nel Campidano e anche diciamo nella zona degli Astra c'è un'altra varietà che è veramente interessante, che si chiama la Nera di Villastrino o Oliastrina, o ancora praticamente riconosciuta in Italia come Itrana. Questa varietà praticamente sta dando delle risposte qualitative veramente emozionanti dal punto di vista dei consumi e dà praticamente delle risposte qualitative veramente importanti, perché hanno dei frutti molto importanti e molto complessi. L'azienda di Solinas e Deidda, come tante altre aziende sarde, ha scelto di investire sulla qualità, le nuove tecnologie, lo studio applicato all'agricoltura, il coinvolgimento del territorio e anche sulle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, dal Ministero per le Politiche Agricole e la Regione Sardegna, per migliorare e modernizzare il lavoro. Una strategia vincente, che porta la Sardegna sul podio delle produzioni di eccellenza con un prodotto, l'olio extravergine di oliva, amato e apprezzato in tutto il mondo. I sapori di oggi hanno fatto praticamente dei passi in avanti impressionanti, perché prima avevamo degli oli che erano rancidi, avevano riscaldo, avevano tante problematiche dal punto di vista tecnico. Oggi invece con la tecnologia e le culture agronomiche che vengono fatte in campo sono fatti dei passi avanti importanti. Infatti la produzione dell'olio è una tecnologia viva, sempre evoluta, quindi è molto interessante. Questo punto di vista si continua sempre a studiare dal punto di vista tecnologico come può migliorare tutti gli aspetti nutritivi e qualitativi. Oggi molte volte noi facciamo delle differenze, non abbiamo paura a spendere 25 euro per acquistare una bottiglia di vino che consumiamo durante una cena in mezz'ora, e invece abbiamo difficoltà a acquistare una bottiglia di olio che costa 25 euro che magari ci dura una settimana. Questo è un paradosso importante, perché l'olio vuol dire salute, ha i polifenoli, è un composto cosmopolita che tutto il mondo ci invidia e che diciamo è salutare per il nostro benestare. Quindi noi dobbiamo stare attenti a quello che spendiamo per quanto riguarda una bottiglia di olio, e questo paragone con il vino credo che sia importante, doveroso, una doverosa riflessione da fare. Come viene assaggiato l'olio? L'olio viene assaggiato in due fasi, una fase olfattiva e una parte gustativa. Innanzitutto si scalda leggermente il bicchierino. Scaldando leggermente il bicchierino si porta a temperatura ambiente, intorno ai 28 gradi centigradi. Dopodiché si iniziano a sentire le sensazioni. Questo è l'olio spiritus sardo dall'azienda Masoni Becciu e ha delle sensazioni importanti, perché in primo acchito sentiamo subito il cardo carciofo, poi ancora possiamo sentire le note di pomodoro, e ancora praticamente delle note di mandorla fresca. Adesso, una volta che abbiamo individuato le parti olfattive più importanti dell'olio, possiamo andare a degustarlo. La degustazione si fa diciamo con quella tecnica che viene chiamata lo strippaggio, che è un'aspirazione diciamo della saliva, in questa maniera. Quindi andiamo a assaggiare l'olio. Da qua praticamente andiamo a vedere l'equilibrio dell'olio. Adesso dal punto di vista gustativo sentiamo delle note importanti di piccante e di amaro. Un olio che non è piccante e non è amaro significa che praticamente è un olio piatto, un olio spento privo di polifenoli, quindi è importante che l'olio sia sia amaro che piccante. Poi a livello gustativo possiamo sentire le percezioni del carciofo, della stringenza, sono tutte note positive. Se un olio dal punto di vista gustativo lo sentiamo molto importante e dal punto di vista olfattivo ugualmente, questo ci dà un'armonia dell'olio, quindi si dice che l'olio è molto armonico. Oggi il livello produttivo della Sardegna è molto basso, è limitato a livello nazionale. Se si pensa che solamente la Sardegna riesce a produrre il 2-3% del fabbisogno nazionale, addirittura neanche il fabbisogno regionale è soddisfatto, in quanto la Sardegna è un importatore di olio. Però la nota peculiare della Sardegna è che il nostro olio sardo ha delle caratteristiche molto importanti, tant'è che è praticamente apprezzato in tutte nelle tavole d'élite, e quindi perché è riconosciuto come uno dei migliori oli biologici e anche, diciamo, evo al mondo. Il nostro olio ha dei mercati principalmente nazionali, però diciamo buona parte anche a livello europeo, tipo in Belgio, in Olanda, in Danimarca, vediamo in Austria, in Giappone. Oggi dal punto di vista del mercato possiamo incontrare due tipi di mercato, quello diciamo delle massaie che praticamente tendono a risparmiare tra virgolette e cercare un olio che abbia dei costi più bassi possibili, e poi praticamente ci sono dei mercati importanti d'élite dove si ricerca sempre un olio di nicchia. Addirittura anche la principessa del Giappone compra il nostro olio, lo apprezza, sì. Quando i nostri clienti vengono a trovarci in azienda, oltre alla vendita dell'olio, chiaramente gli facciamo fare anche un giro in azienda per fargli conoscere giustamente anche la nostra realtà, per fargli vedere la lavorazione. Poi c'è un bel rapporto anche tra noi e la nostra comunità villacidrese, perché comunque quando i nostri clienti vengono a trovarci poi gli facciamo conoscere anche altre realtà della nostra Villacidro, altre bellezze, cioè non ci fermiamo soltanto alla nostra azienda, ma ci piace aprire anche, diciamo, fargli conoscere anche la nostra realtà villacidrese che offre tanto.